Cioè, sulle navi noi siamo sempre stati contrari da 10 anni che passino per San Marco, cioè, se volete dirlo a qualcuno, siamo sempre stati tutti contrari, perché se qualcuno pensa di essere più buono degli altri sta sbagliando. La regione, il comune di Venezia, la città metropolitana, il governo, per la volta c'era Del Rio, l'autorità portuale, la capitaneria di porto, insomma tutti d'accordo, abbiamo fatto un verbale nel comitatone che è previsto dalla legge speciale, perché non è che ci siamo inventati, noi siamo andati nella legge. Okay. È stato fatto un verbale prima che cadesse il governo precedente, in quel verbale si era indicata la strada delle navi, la via delle navi, si entrava da Malamocco, così ve la racconto, dopo si appava, lo salì anche voi altri, il resto sono balle, tutto scritto, certificato, datatori verbali eccetera. Si entra da Malamocco, si fa il canale di Petroli, la stessa via che fanno le navi di Marghera. Le grandi navi, e qui arriviamo al punto, avevamo trovato l'accordo che le grandi navi, le grandi si intendeva che poi non abbiamo stabilito quanto, in realtà che ci fosse una disponibilità poi alle autorità competenti di decidere cosa vuol dire grandi, più grandi, più piccoli, si poteva fare tranquillamente un riferimento alla normale attività poi che veniva fatta dalle istituzioni. Per cui le grandi navi, anche quelle in prospettiva, si fermavano sul canale nord. Il canale nord adesso non è una piantina, ma è il canale che poi alla fine, intestata, c'è la Fincantieri, dove le navi vengono prodotte, perché se escono quelle da 350 metri può entrare anche altre, lo capivo anche a me, ok? Sul lato nord, cioè sul lato che non è quello del porto commerciale, ma è sul porto da parte del Vega. Il comune e la città e la regione, perché poi queste cose vengono autorizzate anche dalla regione, abbiamo fatto questo grande investimento viario e le ferrovie dello Stato. I compiti noi abbiamo continuato a farli. Non sappiamo fregare Toninelli, siamo andati avanti noi altri a costruire l'accessibilità, no? Perché va detta questa cosa qua, perché tutta l'area che avete visto con il master plan è possibile oggi più di prima. Adesso avremo 3 anni di lavoro, mi scuso anche di qualche disagio che avrete perché devo fare ponti, sottopassi, però si costruirà un grande. Questa cosa che sta, che ha detto adesso il segretario, chiudiamo la questione delle navi, ha totalmente ragione. Le altre navi, le piccole e le medie, imboccano il canale Vittorio Emanuele, che lo vedete a fianco del Ponte della Libertà. Stai attenti da piano, ma vedete sulla destra, vedete che ci sono le bricole, c'è già quel. Si chiama Vittorio Emanuele perché è stato inaugurato da Re Vittorio Emanuele. Ci passavano le navi prima che fosse scavato il canale di Petroli, non c'era il canale di Petroli una volta, quando hanno inventato Porto Marghera. Le navi entravano, passavano dal canale di Giudecca, venivano dritti, marittima si fermavano le commerciali che scaricavano lì. E le altre venivano dritte, quelle industriali, petroliere, eccetera, arrivavano nella prima zona industriale dove adesso c'è il Vega, che adesso non ha più praticamente senso, non esiste neanche più, che è quell'immagine che avete visto prima. Noi abbiamo proposto di rifarlo al contrario, quel canale, di fermarci alla marittima, che dove ci sono già investimenti per decine di milioni. Questo per i prossimi 10, 20, 30 anni non creerebbe nessun problema e le navi non ci sarebbero più.